Sapete che nella manovra stanno introducendo il carcere per i grandi evasori fiscali. Non hanno ancora stabilito cosa significa grande evasore fiscale, se è grande di età, grande di altezza o grande, rispetto a quanto ha rubato allo Stato, più che altro sull'ultima, credo, sulle prime era solo da ridere, ma 50.000. 100.000, prima Di Maio voleva 50.000, adesso forse hanno trovato una via di mezzo, facciamo 100.000, no? Quindi è come se fosse al mercato. Quindi se rubi 99, bello tranquillo davanti alla televisione, se rubi 100 vai in galera anche per 8 anni. Quindi per lo stesso reato, se rubi tanto vai in galera, se rubi poco sei giustificato perché hai rubato poco. Ma Sgarbi mette l'accento su una questione. E Sgarbi torna sul carcere per i grandi evasori e dice, se la proposta venisse approvata, il premier Giuseppe Conte dovrebbe far arrestare suo suocero. Qualche giorno fa, Sgarbi, sempre in televisione, aveva detto che, l'evasore fiscale è un patriota e andrebbero arrestati Conte e Di Maio. La sua era una provocazione, perché lui dice: se arrestiamo i grandi evasori, che almeno questi pagavano un po' di tasse, e poi quando evadono quei soldi li riutilizzano nell'azienda, comunque fanno girare l'economia. Se li arrestiamo, togliamo di mezzo anche chi paga le tasse. Vabbè, è una teoria tutta sua. Voi sapete che Sgarbi ormai è prigioniero del suo personaggio. Deve dire queste cose o deve aggredire qualcuno in trasmissione perché è per questo che lui viene chiamato. Fa audience perché aggredisce qualcuno, lancia, fa finta di lanciare la sedia, gli dice capra, capra, capra e la gente rimane sul, sintonizzata sul canale perché vuole sentire Sgarbi che dice capra, 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 capra. Ok, a parte questa parentesi, aveva detto questo, scherzosamente, facendo anche, uno spunto di riflessione su chi è il grande evasore, è uno che evade e poi quei soldi che ha evaso li ributta nel mercato, si compra la Porsche, la Mercedes, compra una terza macchina o assume altre persone con l'evasione fiscale. Quindi, secondo Sgarbi, un patriota, senza di lui l'Italia sarebbe molto peggio. Ma questa volta dice che tra i primi ad essere arrestati ci dovrebbe essere il suocero di Conte. Attenzione, viene detto suocero nelle notizie, ma non è il suocero, è il papà della compagna. Quindi non è realmente il suocero, è il papà della fidanzata, diciamo. Infatti Sgarbi scrive un post pubblicato sabato 19 ottobre su Facebook, Facebook che si chiama Ufficio Stampa di Vittorio Sgarbi, e parla e fa una dichiarazione, dice: tra gli evasori da arrestare, come vuole il presidente Conte, va riservata una cella di prima classe al padre di Olivia Paladino, sua attuale compagna. Cesare Paladino è il proprietario del Plaza Hotel di Roma, di Via del Corso. Ora il padre di Olivia Paladino è stato condannato e ha patteggiato 1 anno e 6 mesi di condanna perché faceva pagare la tassa di soggiorno ai clienti e poi se la intascava. L'importo accertato dell'evasione, che è un vero e proprio furto allo Stato, all'erario dello Stato, è di oltre 2 milioni di euro. 2 milioni di euro. Si aggiunga che la figlia, essendo amministratore del Plaza, non poteva non sapere. Una buona occasione per il Presidente del Consiglio di dare l'esempio accompagnandoli in carcere. Ma le affermazioni di Vittorio Sgarbi sono successivamente riprese anche dal leghista ed ex ministro dell'agricoltura Gianmarco Centinaio, ospite della trasmissione su Rai 3 Agorà. Centinaio ha infatti dichiarato: mi sembra di capire che se dovessero mettere il carcere agli evasori, il presidente Conte dovrebbe avere dei problemi. La notizia è data da Sgarbi, ilgiornale.it. Dicono che non sono certi al 100% che sia corrispondente alla realtà. Io vi riferisco
quanto appreso da Sgarbi in televisione e da ilgiornale.it, che ha fatto due articoli. Questo era giusto per fare una precisazione. Intanto, dicevamo, il presidente Conte vuole fare la lotta all'evasione fiscale e recuperare l'evasione in Italia che ammonta dicono, tra i 100 e i 200 miliardi di euro. E qui ci sarebbero dentro anche queste due persone, il padre della fidanzata, 2 milioni di euro di evasione, e la figlia che come amministratrice di questo hotel non poteva non sapere. Quindi tutti e due sarebbero accusati di evasione fiscale e se c'è il carcere da 50 o 100 mila, qui si parla addirittura di 2 milioni, andrebbero direttamente in carcere con il massimo della pena e certo questo provocherà un certo imbarazzo nel presidente del Consiglio che sta combattendo l'evasione e la fidanzata po non poteva non sapere che il padre stava portando via 2 milioni di euro alle casse dello Stato. Per la cronaca, dobbiamo dire che Olivia, la figlia, non è mai stata indagata. In ogni caso, il padre ha concordato la condanna. Ha preso 1 anno e 6 mesi. Voi sapete che con quel numero di mesi non si va in carcere, ma c'è la condizionale, cosa che per me dovrebbero abolire gli arresti domiciliari. Dovrebbero costruire altri carceri perché l'arresto domiciliare non è carcere. Il carcere bisogna andare dietro una cella con le sbarre. Anche se fosse per 10 giorni devi andare lì. Devi andare lì, dentro il carcere, non a casa tua guardando la televisione nel superattico, così. Quindi la figlia Olivia non sarebbe stata indagata, anche se come amministratrice Sgarbi dice non doveva, non poteva non sapere. Certo, Conte non è in alcun modo responsabile di quel che ha fatto Paladino, ci mancherebbe altro. Oltretutto i rapporti affettivi non sono mai stati formalizzati, ma il caso, che pure esula del perimetro del penale fiscale, aiuta a capire la diffusione purtroppo di atteggiamenti che devono trovare naturalmente una sanzione, ma non sempre, non solo con l'inasprimento delle pene, con anni e anni di carcere, con il tintinnare delle manette. C'è un altro episodio nel passato che fa riferimento al Presidente del Consiglio, raccontato a suo tempo dall'Espresso e da Libero, non proprio in linea con la predicazione del Premier. Due cartelle, una del 2009 e l'altra del 2011, per imposte e multe non versate, il totale oltre 50.000 euro. Il Premier, che all'epoca era un professore sconosciuto dall'opinione pubblica, si era dimenticato di saldare una serie di versamenti ad Equitalia. Aveva messo un'ipoteca sulla sua casa romana. L'anno scorso, quando ormai Conte era un passo da Palazzo Chigi, il commercialista aveva cercato di ridimensionare il fatto, alla voce contrattempo. Il professore nel 2009 ha avuto una richiesta di documentazione inerente la sua dichiarazione dei redditi. L'agenzia ha mandato le comunicazioni via posta. Ma il portiere non c'è, la cartolina è stata smarrita. L'agenzia ha mandato le comunicazioni via posta. Quando il contribuente non si presenta e non porta i giustificativi della dichiarazione, si iscrive al ruolo tutta l'IRPEF sulla dichiarazione non presentata. Insomma, la solita maledetta combinazione di sfortuna e burocrazia, il solito cocktail che avvelena i pozzi del benessere e spinge verso il declino buona parte del ceto medio, un tempo ancorata a un solido benessere. Ma nel governo stanno cercando come colpire gli evasori fiscali, senza il faticoso corredo di proclami e grida manzoniane che rimbombano nel vuoto e che dovrebbero lasciare il posto ad un abbassamento del carico fiscale e a incentivi e premi per sfavorire l'evasione. Discorsi vecchi per manovre sempre più aggressive e muscolari, sempre salvo intese. E allora Sgarbi sferra il suo paradosso. Conte mette in carcere il quasi suocero e cominci a controllare se stesso. Beh, certo, quello che vi ho raccontato è abbastanza significativo di quello che è la realtà italiana. Dove ti giri, c'è un evasore, piccolo, medio, grande. Tutti nelle loro possibilità evadono, evadono. Dallo scontrino del caffè alla televisione,
all'affitto della casa in nero, all'affitto delle vacanze in nero, tutto, tutto, tutto. Dove ti giri, c'è un parente, un amico, un conoscente che ha evaso qualcosa e ha sottratto soldi allo Stato. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.